Ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando? Non ho sentito nessuno urlare, ma hai perfettamente ragione, Germano. Questo maleducato ha interrotto l'incredibile performance del povero Kirby. A proposito, la palletta rosa è la protagonista di questo video. Il suo banner è uscito insieme a quello di Rocco e Sandslash, per cui aspettatevi a breve la loro analisi. Lasciate un bel mi piace per velocizzare la cosa. Cetra e Jigglypuff sono la nuova unità di 5 stelle, di tipo folletto. L'unità ha il ruolo di attaccante, ed è debole al tipo acciaio. Il Pokémon è un attaccante ibrido, ed infatti sia attacco, che attacco speciale sono abbastanza alti. I punti salute sono ottimi, e le difese nella media. La velocità, è forse la statistica che lascia un po' più a desiderare. Il kit di Jigglypuff è molto semplice. Avrete modo di scegliere su quale dei due tipi di attacco incentrarvi, dato che il Pokémon può potenziare entrambi i parametri. Magibrillio è un attacco ad area, di tipo speciale. Non ha effetti aggiuntivi, e il danno è abbastanza basso. La mossa fisica, ha decisamente un impatto maggiore. Carineria infatti, ha un danno base che è più del doppio, e seppure abbia delle probabilità di fallire, può ridurre l'attacco del bersaglio. Viste queste due mosse, e visto che l'attacco fisico è generalmente maggiore, è facile pensare che preferire il lato fisico sia la scelta giusta. Tenete però presente, che l'unimossa è comunque di tipo speciale. A proposito di unimossa. Nella sua descrizione, viene detto che non ci sono effetti aggiuntivi. Tuttavia, grazie alla prima passiva, quando la userete, addormenterete il bersaglio. Grazie a due nodi della teca, beneficerete dell'addormentamento nemico in più modi. Le vostre mosse faranno più male, così come l'unimossa stessa. Le altre due passive sono molto semplici. Con una avrete la possibilità di aumentare il vostro attacco fisico, dopo aver attaccato con successo. L'altra invece vi darà la possibilità di aumentare l'attacco speciale. La seconda skill, è Super Colpo Plus. Abbiamo già incontrato questa mossa, e sappiamo bene che è un semplice aumento della probabilità di fare brutti colpi. L'ultima mossa è quella più particolare. Usandola, riceverete due barrette alla barra mosse, ed attacco e attacco speciale aumenteranno. Se Jigglypuff usa questa skill mentre è addormentato, le barrette saranno 4, e gli aumenti alle statistiche saranno maggiori. Inoltre, vi risveglierete dal sonno, e recupererete qualche punto salute. Devo essere sincero, gli effetti di questa mossa sono interessanti, ma il fatto che per sfruttarli a pieno bisogni subire l'addormentamento, la rende davvero situazionale. Sicuramente, usata negli stage giusti, avrete modo di ottimizzare gli effetti, ma se vi piace usare Jigglypuff in ogni livello, dovrete accontentarvi della prima parte dell'effetto. L'aspetto del Pokémon non deve trarvi in inganno. 377 punti in attacco, con tutti i potenziamenti che riesce a darsi, gli consentono di tirare dei begli schiaffoni. Il deficit in velocità, può essere in parte colmato grazie a un nodo della teca, che dà una probabilità di aumentare questa statistica dopo ogni mossa. Anche l'ultimo nodo giallo è interessante. Grazie ad esso, quando sarete in difficoltà, il contatore dell'unimossa potrebbe ridursi di 1. Ricordate che questo effetto può essere usato una sola volta in battaglia, quindi non potrete abusare di pozioni per riottenerlo. Per concludere, il Pokémon è a mio parere valido. Di sicuro dice la sua nel campo dei Pokémon folletto, dato che ce n'è una forte carenza nel gioco. C'è poco altro da dire sul suo stile di gioco. Sbloccate il nodo che vi fornisce barre extra usando carineria, e picchiate tutti. Il problema è che l'unità viene rilasciata insieme ad un'altra, e quindi bisogna valutare su chi pullare. Personalmente, ho preferito investire delle gemme su Rocco e Sandslash, per motivi che saprete appena l'altra analisi uscirà. Tenete anche a mente, che tra non molto verranno rilasciati anche Camilla e Como. Per cui, cercate di non andare a secco di risorse. Con questo è tutto, ciao!